siamo? Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti alla presentazione della sintesi del lavoro fatto, di parte del lavoro fatto nei primi 100 giorni. Sono molto soddisfatto ciò che la Giunta ha fatto, ringrazio tutti gli assessori, lo faccio pubblicamente, l'ho fatto in queste settimane per l'impegno profuso e per l'attenzione che è stata garantita al lavoro di squadra, l'impegno tra tante difficoltà, ma con l'intento comune di superare queste difficoltà e di trovare soluzioni. Abbiamo intitolato questa breve presentazione La rivoluzione della concretezza e mi soffermerò proprio sulle azioni concrete. Non sono tutte le cose che abbiamo fatto, sono solo una parte, ma sono le cose concrete, le risorse in particolare che abbiamo messo a disposizione per finanziare le attività nei vari settori di competenza della Regione. Questo è il quadro di sintesi. Nei primi 100 giorni abbiamo tagliato i costi della politica, più di 24 i milioni risparmiati. Il secondo capitolo, alla Lombardia del fare, abbiamo deliberato, liberato e messo a disposizione delle imprese oltre 1,5 miliardi di euro in 100 giorni. Sul sistema di welfare complessivamente abbiamo stanziato oltre 500 milioni per il sostegno concreto alle famiglie lombarde e poi l'attenzione ai territori, agli enti locali e non solo, oltre 200 milioni per comuni, province e per l'ambiente. In totale, nei primi 100 giorni, oltre 2 miliardi di risorse che abbiamo trovato e investito in misure concrete. Vuol dire, mediamente, per gli amanti della statistica, più di 20 milioni al giorno, da quando siamo al governo della Regione, per i cittadini della Lombardia. Nello specifico, i costi della politica. Abbiamo tagliato le spese di rappresentanza della Giunta del 30%, del 10% quelle degli assessori, per un totale risparmio in 5 anni di 10 milioni di euro. E poi, come sapete, è stata approvata la nuova legge regionale, a cui ha contribuito naturalmente anche la Regione, che taglia del 50% le spese dei gruppi consigliari, con un risparmio di 14,5 milioni ogni anno. La Lombardia del fare, 4 capitoli. I cantieri edili che abbiamo sbloccato, 3.000, diamo credito alle imprese, abbiamo anticipato i contributi europei alle aziende agricole e abbiamo deciso di andare oltre il patto di stabilità. 3.000 cantieri sbloccati è la legge regionale, la prima legge regionale che è stata approvata, la riforma, la proroga della PGT, che prevede, dati ANCE, l'apertura, lo sblocco di 3.000 cantieri edili in Regione Lombardia per un valore di oltre 500 milioni. Le imprese, abbiamo rafforzato il sistema Confidi con 22 milioni che permettono di liberare 500 milioni di euro di nuovi finanziamenti, una boccata d'ossigeno per le imprese lombarde che era assolutamente necessaria e siamo intervenuti immediatamente. Abbiamo rivitalizzato il settore del commercio e del terziario con 17 milioni di euro a favore dell'internazionalizzazione, delle reti di impresa, delle imprese creative e dell'imprenditorialità innovativa. La Lombardia è l'unica regione in Europa, non in Italia, in Europa ad aver preso questo provvedimento, e cioè l'anticipo dei contributi europei della PAC, un intervento di liquidità per le imprese agricole che vale 300 milioni di euro. Il patto di stabilità, quello che vincola i comuni, che impedisce loro di spendere anche se hanno i soldi, noi abbiamo dato ai nostri comuni e alle province 212 milioni di euro per poter pagare loro direttamente i fornitori e finanziare i nuovi investimenti.
superando così i limiti imposti dal patto di stabilità. Il patto di stabilità deve essere cancellato e l'impegno che io ho preso e che confermo entro la fine dell'anno è di convincere il governo a modificare il patto di stabilità lasciando a noi e ai nostri comuni la libertà di spendere i nostri soldi, altrimenti da gennaio dell'anno prossimo prenderemo gli opportuni provvedimenti, le opportune decisioni perché il patto di stabilità di fatto, anche se non di diritto, sia superato. Rompiamo le catene del patto. Welfare, ci siamo impegnati molto in questa direzione. Abbiamo dato nuovo ossigeno alla sanità, misure concrete per lavoro e famiglia. Vogliamo restituire e stiamo restituendo un futuro ai giovani. Cultura e sport di nuovo protagonisti. Questi sono i quattro capitoli del welfare su cui abbiamo investito le risorse che adesso vi illustro in dettaglio. Sanità. È partita l'operazione Ticket che deve portare entro la fine della legislatura, questo è il mio intendimento, all'abolizione dei ticket sanitari. La Regione Lombardia ha le risorse necessarie per non far pagare le prestazioni. Oggi queste risorse sono spese in altro modo dallo Stato per altre regioni, ma questo è l'impegno che noi abbiamo preso. Abbiamo cominciato sospendendo fino al 31 dicembre 2013 quella delibera che era stata presa che di fatto sottoponeva a ticket tutta una serie di prestazioni sanitarie. L'abbiamo sospesa, valore per 6 mesi 1,2 milioni di euro che rimangono nelle tasche dei cittadini che andranno a fare a usufruire di queste prestazioni sanitarie. Un piccolo contributo, ma è il messaggio che conta ed è il significato simbolico. Cominciamo da qui a non aumentare i ticket e poi, per poi ridurli e abolirli nel corso della legislatura. Abbiamo rilanciato gli investimenti di edilizia sanitaria e sull'ammodernamento tecnologico degli ospedali con uno stanziamento di 100 milioni di euro. Liste di attesa, finanziamento di 25 milioni per renderle meno lunghe. Infine, l'operazione San Raffaele, con il vicepresidente Mantovani che sta arrivando in ritardo e bloccato nel traffico, che a Milano è sempre così, e l'assessore Valentina Prea che si sono impegnati. È stato un buon risultato, un ottimo risultato, 244 licenziamenti evitati anche e direi soprattutto per l'intervento della Regione. Lavoro e famiglia, questo è il capitolo su cui ci siamo impegnati molto, era la priorità che io ho illustrato nel mio intervento in Consiglio regionale e rimane la priorità. Su questo punto poi c'è la novità di oggi che l'assessore Aprea poi illustrerà al termine della mia presentazione. Abbiamo rifinanziato per 129 milioni di euro la cassa integrazione in deroga per il secondo semestre del 2013, questo favorisce, va a favore di 3.400 imprese lombarde. La dote unica lavoro, abbiamo aggiunto 48 milioni di euro per questa misura, che è una misura importante che dà risultati concreti. Altri 15 milioni di euro a sostegno dei percorsi di riqualificazione dei lavoratori. È stato creato, l'assessore Cantù ha avuto questa iniziativa che la Giunta ha approvato, un fondo, nuovo fondo a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, anziani, non autosufficienti, disabili, nuove dipendenze e vittime di violenza, e sono stati stanziati i primi 50 milioni, giusto? I primi 50 milioni. È una novità che è molto importante perché mette la famiglia al centro del sistema di welfare, concretamente al centro del sistema di welfare, in questo caso con un intervento sulle fragilità della famiglia, che spesso sono dimenticate dal pubblico. Noi non ci dimentichiamo, anzi, noi abbiamo voluto sottolineare l'importanza dell'intervento pubblico nei confronti di chi in famiglia vive situazioni di difficoltà. Sostegno agli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà, 13 milioni di euro stanziati,
Agevolazioni alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, con un primo stanziamento di 4,5 milioni di euro, e infine non ci dimentichiamo dei genitori separati, con misure anche qui a sostegno delle situazioni di difficoltà. Futuro ai giovani. Abbiamo preso misure, stanziato risorse per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro per un totale di 65 milioni di euro. Le misure sono quelle elencate: sostegno per il diritto allo studio con borse di studio, specializzazione tecnica superiore, il ponte generazionale, il programma fisso, la premialità per la didattica digitale nelle scuole e l'alleanza scuola-impresa. È un collegamento che noi vogliamo rendere sempre più efficace, e non a caso ho attribuito le deleghe dell'istruzione e del lavoro a Valentina Prea, mettendo in un unico assessorato le due competenze che devono essere collegate proprio per dare un futuro ai giovani e per garantire che chi esce dal mondo dell'istruzione possa entrare nel mondo del lavoro senza fare ulteriori tappe intermedie. La dote scuola, 34,5 milioni, beneficerà 80.000 nuovi studenti. Abbiamo messo anche altre risorse per la formazione professionale e i corsi speciali per gli studenti disabili, 10 milioni di euro. E infine un finanziamento di 7 milioni per gli interventi di edilizia scolastica e di potenziamento delle reti informatiche e tecnologiche. Vogliamo avere scuole sempre più moderne. Questo dell'intervento sulle scuole, edilizia scolastica, è un tema di grandissima attualità considerato ciò che sta avvenendo sulle province. Fra poco ci sarà, non qui naturalmente, una conferenza stampa del Presidente delle Province Lombarde a commento della sentenza della Corte Costituzionale di ieri, che ha di fatto cancellato un'altra norma assurda del Governo Monti, quella che con un decreto legge ha posto fine alle province. Le province sono un organo costituzionale previsto appunto dalla Costituzione, non si può intervenire con decreto legge, e l'ignoranza istituzionale di chi l'ha fatto è stata giustamente cancellata dalla sentenza della Corte. Sono molto interessato come governatore a ciò che avverrà e succederà per le province, perché se le province dovessero venir meno, tutte le competenze delle province passerebbero in carico a noi: la manutenzione delle scuole, la manutenzione delle strade, le politiche di avviamento al lavoro, e ovviamente mi interessa capire e sapere. Domani mattina avrò un incontro a Palazzo Chigi per Expo e illustrerò anche la nostra visione su questo punto. Ma nel frattempo abbiamo attivato questo finanziamento per gli interventi di edilizia scolastica. Cultura e sport di nuovo protagonisti. 10 milioni abbiamo investito per i grandi eventi, gli impianti sportivi e la riqualificazione dei rifugi alpini. 6 milioni per riqualificare gli impianti di risalita e le piste da sci, e infine interventi per la promozione dello spettacolo e la ristrutturazione delle sale cinematografiche per altri 6 milioni di euro. La Lombardia per i territori, un impegno forte per i negozi di quartiere e i centri storici, un impegno forte per le zone colpite dal terremoto, Mantova, un impegno forte per il territorio. Sul primo punto, lo sapete, è stata approvata all'unanimità, e ringrazio l'assessore Cavalli per il lavoro straordinario che ha fatto, la cosiddetta moratoria, era un punto del programma che abbiamo realizzato, che prevede la sospensione fino al 31 dicembre di nuove autorizzazioni e l'apertura di nuovi centri commerciali e l'ampliamento di quelli esistenti. Questa moratoria ci consentirà di fare una valutazione della situazione in Lombardia e del rapporto tra i piccoli negozi, i centri storici, i negozi di vicinato e le grandi strutture di vendita. La Lombardia non è ostile alle grandi strutture di vendita, naturalmente, però noi vogliamo
garantire il giusto equilibrio tra il piccolo imprenditore, il piccolo commerciante che non deve essere penalizzato, addirittura cancellata la sua azienda per l'apertura di un grande centro commerciale. Servono entrambe le strutture, ma con un equilibrio che non può essere io sono il più grande, il più forte e quindi prevalgo io rispetto al piccolo centro commerciale. Ciao, ti ho giustificato causa traffico. Ho già illustrato tutte le misure che abbiamo preso per la sanità, gli interventi di edilizia sanitaria, altro che parecchi. Mantova, siamo intervenuti subito, abbiamo fatto 3 incontri con i sindaci, 1 qua e 2 a Mantova. Ogni mese torneremo a Mantova ad incontrare i sindaci per sentire le loro richieste e per dare risposte concrete. Su questo terreno voglio ringraziare gli assessori Fava e Bulbarelli per l'impegno costante che hanno e che ha portato a questi risultati concreti. La rivoluzione della concretezza è poche chiacchiere, tanti fatti e risorse messe a disposizione per finanziare le iniziative e le azioni. Abbiamo sbloccato finalmente, prima regione a farlo, 37 milioni dal Fondo di Solidarietà Europeo, riuscendo a convincere il governo a fare quello che avrebbe dovuto fare 6-7 mesi fa, cioè un provvedimento che assegna alle regioni, in particolare la Lombardia, l'utilizzo di queste risorse. Abbiamo già fatto il piano di intervento che utilizza 34 di questi 37 milioni. La ricostruzione del ponte di San Benedetto Po, abbiamo subito stanziato 30 milioni di euro che sono nell'assestamento di bilancio, coinvolgendo la provincia di Pavia, di Mantova, che farà da stazione appaltante, con il supporto e il sostegno della regione, ma abbiamo voluto lasciare ai territori, noi mettiamo le risorse, la regione mette le risorse, i territori decidono gli interventi da fare. È l'attuazione del principio di sussidiarietà che sta alla base di ogni sistema federale e che sta alla base dell'atteggiamento che la regione ha nei confronti dei territori, che non è quello di gestire tutto direttamente da qui, ma di valorizzarli, di responsabilizzarli, mettendo noi sì a disposizione le risorse che servono e che i territori non hanno. Senza lo stanziamento della regione 30 milioni di euro, il ponte di San Benedetto Po non si sarebbe mai fatto, ma noi facciamo questo coinvolgendo però i territori, perché è giusto che un'opera che viene fatta lì sia guidata e la regia sia lì sul territorio. Agevolazioni finanziarie per la ricostruzione, abbiamo stanziato 10 milioni, recupero dei beni culturali 7,4 milioni, gli investimenti dei comuni 12 milioni, 5,4 milioni per le imprese, un bando con la Camera di Commercio di Mantova e infine interventi sull'agricoltura 3,5 milioni. In totale, nei primi 100 giorni, abbiamo sbloccato e stanziato 105 milioni per le zone terremotate nel Mantovano. E la soddisfazione che abbiamo avuto come giunta nell'ultima riunione fatta a Mantova è stata quella di avere il plauso di tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico, nel segno che le istituzioni hanno un rapporto istituzionale tra di loro. Serve questo rapporto per risolvere i problemi, quando i problemi sono risolti c'è la soddisfazione di tutti, questo è l'impegno che noi abbiamo. Il territorio, c'è una serie di misure molto dettagliate qui nella scheda che vi riassumo, dimostrano quanta attenzione noi abbiamo per il territorio, noi mettiamo al centro il territorio, misure magari così impegnative dal punto di vista economico, per esempio il Museo d'Arte di Gallarate, il MAGA, 150.000 euro, ma che per Gallarate è una misura assai rilevante, così come per il Lungolago di Como, 6 milioni di euro. L'attenzione ai territori vuol dire questo, c'è un problema piccolo per me regione, ma grande per te territorio, io intervengo e ti risolvo il problema.
perché il territorio merita questa attenzione. Così c'è la bonifica del polo chimico di Mantova, il potenziamento della rete stradale, la variante di Morbegno, la Rivoltana e la Cassanese per 35 milioni, 10 milioni alla metropolitana di Brescia, 28 milioni per la banda larga e ultralarga per arrivare a coprire il 99,8% della Lombardia, il lungolago di Como l'ho già detto, il Maga l'ho già detto. Abbiamo avviato la seconda fase del Piano Nazionale Sicurezza Stradale con un sostegno di 5 milioni e infine la prima cosa che abbiamo fatto, una delle primissime cose, il contratto di finanziamento per i lavori della Brebemi da parte di tutti i soggetti coinvolti. Le opere pubbliche, queste grandi infrastrutture, le seguiamo con grande attenzione. L'assessore del TEN è impegnato 25 ore al giorno perché gli ho detto tu devi garantire che le opere si faranno, giusto? E lui mi ha garantito che le opere si faranno. Siete tutti testimoni. Finito. Ecco, questa era l'ultima slide. Ritorno alla quella che riassume... Questa è la slide che riassume il totale dei 100 giorni, 100 giorni in cifre. Ho voluto dare il segnale proprio della concretezza, che vuol dire finanziare azioni concrete. Poche chiacchiere e tanti fatti. In totale, lo riassumo in conclusione, in 100 giorni abbiamo messo a disposizione della Lombardia oltre 2 miliardi, per tutte queste misure, che vuol dire la media 20 milioni al giorno a favore dei cittadini, delle imprese, delle famiglie, dei giovani e degli anziani. Io ho concluso, se vuoi aggiungere qualche cosa, se no direi all'assessore, oppure prima facciamo le domande sui 100 giorni. Assessore Valentina Prea ha una novità dell'ultima ora. Buongiorno, grazie Presidente. In realtà la novità è stata voluta, determinata e autorizzata da Presidente Maroni, altrimenti io non potrei essere qui ad annunciarla. Quindi su impulso del Presidente Maroni siamo in grado di annunciare che Regione Lombardia procederà all'anticipazione sociale dei fondi della Cassa Integrazione in deroga del Governo Letta, con alcune precisazioni. L'anticipazione si rende necessaria a fronte dei ritardi da parte del Governo nell'assegnazione delle risorse necessarie a coprire i fabbisogni delle imprese e lavoratori lombardi. Nel 2013, a fronte di 12.500 domande di Cassa Integrazione, e questo è il segno della crisi, non era mai avvenuto qui da noi, solo 3.400 sono state autorizzate utilizzando fondi già stanziati dal Governo Monti, 129 milioni, 87 entro dicembre e 42 che sono in erogazione in questi giorni. Con queste risorse appunto abbiamo coperto le domande presentate fino al mese di febbraio, oggi invece, cioè ora siamo a luglio. E allora, considerando che a favore diretto delle regioni rispetto al miliardo previsto dal decreto IMU Cassa Integrazione, il Governo Letta ha deciso di stanziare una cifra complessiva di 550 milioni di euro, noi sappiamo che con l'applicazione della percentuale storica di riparto, ancorché ritenuta insufficiente, che metteremo in discussione per invece il tempo che andrà dal 1 gennaio 2014 in avanti, quindi per gli stanziamenti futuri, alla Lombardia aspetteranno circa 94 milioni, che saranno disponibili, noi prevediamo, non prima del tardo autunno. Non crediamo che Regione Lombardia possa aspettare ancora, perché se siamo a 12.500 domande a luglio, provate a immaginare che cosa potrà o potrebbe accadere aspettando dicembre, quindi diciamo nel secondo semestre dell'anno. Allora, per questo motivo abbiamo deciso di anticipare risorse per rispondere immediatamente alla domanda di Cassa Integrazione pervenute non ancora autorizzate. Però abbiamo un vincolo, Presidente, dobbiamo rispettare il patto che abbiamo sottoscritto con i sindacati. Che cosa dice questo patto del 2 luglio?
abbiamo deciso di autorizzare a consuntivo. Quindi per quello che riguarda Regione Lombardia attiveremo da domani mattina una task force con Finlombarda al fine di individuare la possibile modalità attuativa dell'anticipazione degli ammortizzatori in deroga, prescindendo dalle operazioni quindi del governo, dello Stato, di INPS. Ma va anche detto che proprio perché abbiamo sottoscritto questo impegno che dice che d'ora in avanti l'autorizzazione regionale della domanda di cassa integrazione sarà effettuata consuntivo sulla base delle ore effettivamente utilizzate e rendicontate a regione da parte delle aziende, e questo ci consente di risparmiare tempo e denaro rispetto alla decretazione che si è fatta finora sulla base delle prime richieste che le aziende facevano, senza quindi poi verificarle nella crisi. Allora faremo questo, quindi questo per dire che avremo bisogno anche noi di un mese. Possiamo solo dirvi che qualche mese 9.000 domande sono state istruite a preventivo, quelle che ancora, perché 3.400 le abbiamo pagate a preventivo, quindi può darsi che torneranno, ma a partire dal 10 agosto blocchi di 1.000 aziende al giorno saranno per noi pronte a ricevere i fondi erogati. Grazie Presidente. Grazie. La sintesi è che faccio la sintesi. Prudenza non è mai troppo quando si parla di allora, queste. Allora, per chi non è informato, cassa integrazione in deroga è uno strumento che ho inventato io quando ero ministro del welfare, che viene finanziato dal governo. Il governo ha messo per la cassa integrazione in deroga 1 miliardo di euro, poi ridotto a 500 milioni. Noi abbiamo sempre detto, la Regione Lombardia non spetta a noi dare i soldi, ma anticipiamo i soldi del governo, se il governo ce li dà. Il governo non ce li ha ancora dati, perché è in ritardo, c'è la legge ma non ci sono i provvedimenti di attuazione. Quindi noi non potremmo anticipare, ma noi vogliamo comunque anticipare, perché ci siamo stufati delle lentezze del governo. I soldi ci sono, ma al Ministero dell'Economia dormono e non hanno fatto ancora i decreti di riparto. Allora noi vogliamo dare la sveglia al governo facendo una cosa che non si potrebbe fare, che non dovremmo fare, ma noi la facciamo perché prima che i cavilli burocratici del Ministero dell'Economia, che dorme, ci sono gli interessi dei lavoratori lombardi per quanto ci riguarda. Quindi è una forzatura, sì, è un superamento delle regole, sì, non dovremmo farlo, no, lo facciamo lo stesso, perché per noi prima c'è la Lombardia. Domani mattina riferirò al Presidente del Consiglio di questa decisione che prendiamo oggi in giunta, per fargli capire che o si danno una mossa oppure noi andiamo avanti per la nostra strada senza aspettare le lentezze romane. Questa è la sintesi del messaggio della. Non potete usare questi toni, Presidente, devi ammettere. Sì. Devi ammettere. Grazie. L'altra cosa, brevemente, l'assessore Viviana Beccalossi, perché oggi in giunta, vi anticipo, questo è quello che abbiamo fatto nei 100 giorni, però voglio parlare anche del futuro, questa cosa di oggi e questa. Oggi in giunta viene su mia iniziativa portata la proposta di legge sulle ludopatie, che avevo incaricato l'assessore Beccalossi di redigere, coordinando il lavoro di tutti gli assessori interessati, lei come team leader, e il prodotto è stato confezionato e oggi va in giunta. Un minuto. Grazie Presidente, brevissimamente per dire che anche questa è una di quelle competenze che non spetterebbero alla Regione Lombardia, perché la competenza della regolazione delle slot machine delle case da gioco sarebbe di carattere nazionale. Siccome la Lombardia ha interessi molto forti a difendere i propri cittadini, dal momento che è una delle prime regioni per quanto riguarda la presenza di sale da gioco e di slot machine nei locali, abbiamo deciso di intervenire. Tenete presente che il volume d'affari del gioco d'azzardo nel nostro paese pesa per 80 miliardi di euro l'anno, cioè più 13% rispetto all'anno scorso, già solo quest'anno, a dimostrazione
mi veniva in mente la cifra che si diceva noi vorremmo anticipare per la cassa in deroga, rendetevi conto, 80 miliardi di euro volume d'affari, e spiega forse il perché lo Stato preferisce arricchirsi con il gioco d'azzardo piuttosto che intervenire, rendendosi conto che di fatto questo mette in ginocchio molte famiglie che, specie in un momento di crisi economica, pensa magari, e sono le persone più fragili, di trovare la fortuna in una slot machine. Per questa ragione, insieme ai miei colleghi assessori Cavalli, Cantù, Bordonali e altri, abbiamo deciso di intervenire dando regole certe per quanto riguarda questo tipo di fenomeno, non solo con una legge regionale, ma anche con una legge nazionale che noi proponiamo al Parlamento, per il quale io mi impegnerò fin da subito a raccogliere l'adesione bipartisan, Presidente, di tutti i parlamentari lombardi, perché lo sottoscrivano, lo facciano proprio in Parlamento, perché la Lombardia non sia lasciata sola e perché laddove le competenze regionali finiscono si intervenga con un quadro legislativo nazionale. Sì, grazie Presidente. Direi una brevissima integrazione per quanto concerne il tema salute. Mi spiace, non ho assistito alla presentazione, ma il Presidente ha sicuramente centrato gli aspetti fondamentali. Forse va fatta un'integrazione che abbiamo consentito con la precedente giunta e con quella che oggi con Cristina Cantù integrerà per quanto riguarda le ASL. Abbiamo avviato la stabilizzazione di 1.443 assunzioni negli ospedali e nelle aziende sanitarie locali. Credo che sia un fatto straordinario in un momento così difficile per il tema assunzioni dare stabilità del posto di lavoro. Una seconda questione, se posso, la prossima giunta andranno in giunta la questione di 60 milioni per l'edilizia, oltre ai 100 milioni che il buon Garavaglia ha ritrovato all'interno dell'assestamento di bilancio, e poi per il dettaglio ci sono ovviamente anche tutte le... E quello che mi preme sottolineare è che in un momento in cui il Paese si ferma e non investe, la Lombardia continua ad investire. Io credo che questo sia un elemento fondamentale in termini proprio di investimenti, che non fanno più i comuni perché siamo tutti bloccati, patti di stabilità, questo e quest'altro. La Lombardia continua ad investire. Nel solo assetto sanitario abbiamo un investimento di 420 milioni di euro in corso. Quindi credo che questo sia significativo. Le assunzioni, ma voglio aggiungere due brevi cose, che sono: uno, il tema del pagamento dei fornitori. Si sente parlare costantemente del tema i pagamenti della pubblica amministrazione, si continuano a fare decreti, io sento decreti da mesi sui pagamenti della pubblica amministrazione. Noi stiamo lavorando, addirittura abbiamo già completato una rilevazione della ricognizione della situazione dei debiti scaduti al 31/12 del 2012 di tutte le aziende sanitarie, ai fini della verifica della sussistenza dei debiti certi, liquidi ed esigibili o non pagati, in modo che entro i 60 giorni e anche meno provvederemo direttamente al pagamento dei fornitori. Questo è il primo elemento. Il secondo ed ultimo elemento è il tema della trasparenza, un elemento che mi sento di sottolineare, perché sui temi della trasparenza pensate che entro la fine di aprile abbiamo già inviato a tutte le aziende ospedaliere non il benchmarking sui costi di acquisto, cominciamo dalle protesi endovascolari, poi ci sarà quello dell'anca. Vogliamo sapere cosa costa in ogni ASL una specifica protesi, per poter poi applicare attraverso il benchmarking il costo minore in tutte le aziende della Lombardia. Ecco il tema della trasparenza. Sono fatti che sembrano che passino inosservati, ma in un periodo di grande difficoltà e di spesa, come il Presidente Maroni vi ha comunicato, io credo che questi siano elementi straordinariamente importanti nel momento che viviamo. Grazie. Grazie. Passiamo alle domande. Prima voglio concludere dicendo che il lavoro fatto questi 100 giorni è stato straordinariamente intenso. Abbiamo lavorato molto, forse comunicato poco le cose che abbiamo fatto, però il lavoro è stato fatto e sono molto soddisfatto.
del lavoro. Sì, è la miglior giunta che abbia mai avuto, essendo l'unica. È la miglior giunta che abbiamo mai avuto, che abbia mai avuto, i migliori assessori che abbia mai avuto, quindi complimenti a tutti. E prego, le domande. Posso? Volevo capire due cose. Uno, quando dice che ci sono le risorse per la sanità e per togliere i ticket, cosa vuol dire? Che rivedrete la spesa, gli accreditamenti, le convenzioni, oppure, come diceva poco fa l'assessore, tutti i costi veri, reali. L'altra è quando dice che vuole sforare il patto di stabilità, in che cosa consiste realmente? Cioè, se si valica il limite o si fanno dei trucchetti contabili per riuscire a spendere anche se non si può spendere? Sul primo punto, il primo è un obiettivo politico che ci siamo dati. La Regione Lombardia ha le risorse. Se potessimo trattenere qui una percentuale maggiore delle tasse pagate, noi abbiamo le risorse per azzerare i ticket. Quindi l'obiettivo coerente col programma di governo, che era fare in modo che entro la legislatura la percentuale di tasse pagate dai lombardi aumenti rispetto a quella che c'è, lì ci sono le coperture, quindi questo è l'obiettivo. Sul secondo punto, niente trucchi, la sfida è una sfida a viso aperto. Il patto di stabilità è un vincolo sbagliato, molti sindaci lo chiamano patto di stupidità, perché impedisce agli amministratori che hanno governato bene, che hanno avanzato risorse a fine anno, di spendere questi soldi per pagare addirittura i fornitori. Va cambiato. Il patto di stabilità deve premiare gli amministratori virtuosi e penalizzare quelli viziosi, cioè che hanno governato male. Oggi è stupido perché non distingue. Quindi noi dobbiamo, l'impegno che noi abbiamo come Regione Lombardia e le altre regioni del nord in particolare, è quello di convincere il Parlamento a modificarlo. Se non ci sarà questa modifica, prenderemo delle misure anche simboliche, ma non trucchetti, misure a viso aperto che lanciano la sfida al Parlamento e al Governo. Prego. Per favore, se potete dire il nome della testata, grazie. Andrea Senesi, Corriere della Sera. Ci ha fatto un lungo elenco di cose fatte, di soldi e di finanziamenti. Non ci ha detto però una parola sui suoi grandi progetti della campagna elettorale, cioè il 75% di tasse da far rimanere in Lombardia e il tema della macroregione. Che fine hanno fatto? Forse non mi sono... No, e poi chiedo scusa, una precisazione poi per l'assessore Aprea. Non avevamo capito quanti soldi anticipate per la cassa integrazione in deroga. 94 milioni, che sono il 17% di quelli stanziati dal governo. E forse non mi sono spiegato bene, questo è il resoconto delle azioni dei primi 100 giorni di governo. Poi c'è tutto il programma, il PRS, che sarà discusso la prossima settimana in Regione Lombardia, prevede tutte le azioni, comprese quelle che lei ha citato. Queste sono le azioni che abbiamo fatto nei primi 100 giorni. Il progetto è scritto nel programma di governo presentato in campagna elettorale, quel libretto azzurro, la nostra Lombardia, dove c'è tutto quello che noi faremo entro la legislatura, compreso quella misura che lei ha citato. Ma qui stiamo parlando di ciò che abbiamo fatto nei primi 100 giorni. Sì, no, non ho capito la domanda. Cioè, se io confermo che faremo quello che avevo promesso di fare, certo, assolutamente. L'etica della politica è mantenere le promesse. Nella slide e anche nella prima campagna di comunicazione che abbiamo fatto sui giornali c'è scritto, c'è il timbrino detto fatto. Io ho detto che avremmo fatto la proroga dei PGT in campagna elettorale, abbiamo mantenuto l'impegno, detto, fatto. Per me la politica è questo, l'etica della politica è mantenere le promesse. Finora quelle che abbiamo fatto nei primi 100 giorni ne abbiamo mantenute e come, e manterremo durante la legislatura tutte le promesse fatte, garantisco. In 5 anni sono 1825 giorni, ecco, questi sono i primi 100. Poi fra 3 mesi faremo gli altri 100, ci diamo l'appuntamento ogni 100 giorni.
Io avevo una domanda per il Presidente, anzi in realtà sono due però, una è per Presidente e Vicepresidente. Allora, abbiamo ascoltato con dovizia di particolari... Lui è del Fatto Quotidiano. Io no, sono Andrea Montanari di Repubblica. Andrea Montanari. Volevo offendere. Prego. Allora, preso atto di tutto questo elenco di cose fatte, non è un mistero perché lo scriviamo da una settimana su vostre dichiarazioni e il vicepresidente che accanto a lei ha sostenuto una richiesta del suo partito di fare, non so se una verifica, un rodaggio, un tagliando, ma che bisogno c'è di fare questo tagliando se i risultati sono quelli che ci avete annunciato? Questa è la prima domanda a tutte e due, e la seconda se ci potete dire qualcosa di più, anche se lo approverete nel pomeriggio, dei due provvedimenti sulle slot machine, soprattutto anche la legge che proponete al Parlamento. Due provvedimenti? Mi sembra che sono due i progetti di legge sulla ludopatia, no? Anche quello cosa chiede al Parlamento. Sul primo punto la verifica è costante, tutti i giorni c'è, non c'è bisogno di farne una ogni tanto, una ogni sei mesi, è una verifica costante. Io ho dato questa impostazione al lavoro di giunta, cambiando le regole rispetto al precedente, cioè allora c'era una giunta dove venivano portati i provvedimenti, punto, venivano comunicati. Io invece ho deciso di coinvolgere, e gli assessori me ne sono buoni testimoni, facendo una pre-giunta e facendo quindi distribuendo le delibere di giunta e chiedendo l'intervento di tutti gli assessori, sia nel merito che sulle valutazioni politiche, perché voglio il massimo coinvolgimento di tutti. Ci sono state delibere che sono state portate in giunta e non approvate, ci sono state delibere che sono state modificate con il coinvolgimento di tutti gli assessori, quindi il mio metodo di lavoro è un costante coinvolgimento di tutti. Questo è più faticoso, sì, questo comporta ogni tanto dei contrasti, sì, ma è giusto che ci siano perché siamo tutte persone che hanno le loro convinzioni. L'unica cosa che non è modificabile è il programma elettorale, il programma. Se una cosa è scritta nel programma si deve fare, punto, perché io sono stato eletto e noi siamo stati eletti su quel programma elettorale, ma se ci sono cose che possono essere o che non sono nel programma e che sono all'attenzione, quindi la verifica è costante, non ho nessunissima difficoltà a farne un'altra in più rispetto a quelle che faccio io quotidianamente sentendo e ascoltando gli assessori, i capigruppo, quindi è un problema che non esiste questo della verifica, mi pare che nei prossimi giorni i capigruppo si troveranno, ma non esiste questo problema per quanto mi riguarda. Sulle slot machine non ha altro da aggiungere, prego. Slot machine. Parliamo di giochi. Allora, ci sono delle proposte che sono contenute in questa proposta di legge che noi proponiamo al Parlamento, che di fatto chiedono orari certi per lo spegnimento dei server, perché tutte le slot machine, le macchinette sono collegate ad un server nazionale, e onde evitare che in un circolo si giochi, in un altro no, chiediamo che ci sia maggiore coordinamento a livello nazionale. No all'evasione, perché di fatto oggi è possibile giocare attraverso operatori che si appoggiano a loro volta su operatori esteri, evadendo qualsiasi tipo di regola, anche a partire dal fisco, cioè non pagano le tasse e i giocatori giocano appunto con questi operatori spesso inglesi che garantiscono magari vincite migliori senza pagare le tasse, senza appunto nessun tipo di regola. E poi si interviene nei circoli privati dove oggi è possibile giocare, piuttosto che maggiori controlli per quanto riguarda la possibilità che minorenni giochino. Io non lo sapevo quando ho cominciato ad affrontare questa cosa su mandato del Presidente, ma ci sono anche molti minorenni che sono affetti dalla ludopatia. Interveniamo e chiediamo al Parlamento di intervenire anche per quelle sorte di bancomat che vengono usati oggi dai giocatori per poter giocare senza soldi, hanno una sorta di POS
e questo porta ad un mancato controllo o ad una mancata percezione dei soldi perduti attraverso il gioco. E in ultimo, la cosa più importante è che si preveda che una parte, noi proponiamo il 30%, ma evidentemente poi vedremo il Parlamento se e cosa dovrà decidere, parte dei proventi che vengono raccolti in termini fiscali, e sono tanti perché vi ricordo 80 miliardi di euro, cioè una manovra, Presidente, una manovra del Governo, vengano usati, vengano restituiti ai comuni che possono usare queste risorse per la lotta e la prevenzione alle ludopatie. Il principio che ispira questa iniziativa della Regione Lombardia è quello che è alla base del nostro lavoro, e cioè non tutto ciò che viene fatto in Lombardia è di competenza della Regione, ma tutto ciò che avviene in Lombardia ci interessa. Qui c'è una situazione grave di crisi sociale in alcuni casi, e non parlo solo dell'aspetto patologico, le ludopatie, ma proprio per regolamentare il gioco, che rovina delle intere famiglie, e noi abbiamo il dovere morale di intervenire nelle materie di nostra competenza, oppure ed anche sollecitando l'intervento del Parlamento sulla parte che è di competenza. Ma vogliamo con questo segnalare un problema serio che c'è e sul quale finora si è fatto troppo poco. Mi vuole il microfono. Allora, io sono Valentina Davi del TG regionale della RAI. Volevo riprendere quanto lei aveva detto quando era venuto nostro ospite in tribuna elettorale, perché le era stato chiesto cosa farà nei primi 100 giorni. Ciascun candidato aveva risposto, lei aveva detto abolizione della legge che dà i contributi ai consiglieri regionali, intervenire sulle inadempienze di 600 comuni sul PGT, avvio del confronto col governo per superare il patto di stabilità. Mi sembra che queste tre cose siano state oggi citate. Il quarto punto invece era la costituzione formale della macroregione. Le prime tre cose sono state fatte e la quarta è in corso di costituzione. C'è un'iniziativa che ha annunciato Fava, no? Sul collegamento con gli altri assessori. C'è un'iniziativa sul piano finanziario per creare una struttura tra le tre regioni, almeno le tre regioni, che sia di sostegno alle imprese, mettendo insieme le risorse e aiutando reciprocamente le regioni, ma su questo non vi posso dire nulla perché ci stiamo lavorando. Terzo, un'iniziativa concreta che abbiamo preso, che stiamo studiando assieme a Piemonte e Liguria, in materia di infrastrutture, trasporto pubblico locale, che è un problema serissimo che stiamo affrontando, ma che mette in ginocchio molti comuni e le aziende dei comuni, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Abbiamo individuato questa area, Lombardia, Piemonte e Liguria, sul tema delle infrastrutture, perché Genova è lo sbocco al mare della... Con il Veneto e anche con l'Emilia stiamo lavorando in altre direzioni, quindi il processo si è messo in moto. Anche questo è una prospettiva di legislatura, come il 75%, come l'abolizione dei ticket, come altre cose che ci sono nel programma. Ecco, io non sono Mandrake a pretendere che si faccia tutto in 100 giorni, nonostante gli ottimi assessori che ho e i sottosegretari anche, mi pare... Sì, sì, ripeto, manca l'atto formale, ma non è questo il problema, l'atto formale, è il lavoro che è stato impostato sulla macroregione che sta andando avanti. Però, come lei ha sottolineato, vede, le prime tre sono state fatte. Sono Giannino della Fartina del Giornale. Passati i primi 100 giorni, c'è il giorno 101. Ora qual è il suo progetto, il progetto a cui lei tiene di più? Sulle aree, sulla riforma delle aree, là forse nella maggioranza c'è stato qualche incidente, insomma qualche incidente di percorso. È questo oppure c'è un altro progetto a cui le tiene? Ma
ci sono tutti i progetti che sono nel piano di governo nel programma regionale di sviluppo, cioè non è che improvvisiamo o adesso cosa facciamo, ci mettiamo lì, facciamo questa cosa qui. Noi abbiamo un piano d'azione che io ho illustrato in consiglio regionale e che è stato dettagliato nel programma regionale di sviluppo che è all'approvazione delle commissioni, è stato approvato ieri e sarà l'8 e il 9 in consiglio regionale, discusso in consiglio regionale. Lì ci sono le singole azioni che noi dobbiamo fare per tutta la legislatura, quindi non improvvisiamo. Abbiamo in questi 100 giorni fatto un lavoro enorme che non ha precedenti. Andate a vedere i 100 giorni precedenti se ci sono cose fatte, tante cose fatte così, ma non voglio portarlo come merito. La rivoluzione della concretezza vuol dire questo. Quali sono le azioni che abbiamo in programma da qui in avanti? Tantissime. Due sono già state annunciate oggi. Aller, visto che l'ha citato, non ci sono incidenti di percorso, ci sono discussioni. Io dico benvenute le discussioni. Io ho un'opinione, ne abbiamo discusso in giunta e la giunta ha approvato una proposta che è creare un'unica società regionale che fa massa critica con tutto il patrimonio edilizio e una massa tale, un volume tale di immobili è attrattiva per fondi che vengono, che investono e che servono per fare due cose. Primo, valorizzare il patrimonio. Secondo, azzerare il buco di bilancio di almeno 30 milioni di euro che ha l'Aller, il sistema Aller in Lombardia. Sono soldi che noi buttiamo dentro, che io voglio azzerare per mettere questi soldi nel migliorare le prestazioni di housing sociale e non per coprire i buchi. Questo è il compito. Dopodiché la nostra idea è un'unica società regionale, non è nel programma di governo l'unica società regionale, quindi su questo accetto suggerimenti, discussioni, dibattiti, vedremo il Consiglio che cosa deciderà, ma io sono di quest'idea e sosterremo come giunta quest'idea, però siccome la legge l'approva il Consiglio valuteremo con la maggioranza quale sia la soluzione migliore. Io sono convinto che questa è la soluzione migliore. Oltretutto si riducono da 130 a 5 le poltrone, con un risparmio solo per questo di 3,5 milioni di euro, solo per ridurre da 130 a 5 le poltrone. E già questo sarebbe sufficiente per dire la proposta della Giunta, come sempre, è la migliore proposta, vero Assessore? Presidente, buongiorno. Marco Villaci, Repubblica TV. Sento oggi Giancarlo Abelli in un'intervista, la definisce ossessionato dai personaggi che ha sostituito e che rispetto a lei sarebbero dei giganti, Bossi, in Lega e Formigoni in Regione. Si ritrova in questa definizione, come risponde? Ha paura? Niente. Ha paura nemmeno che questa guerra intestina lasci da fare. Vicepresidente Mantovani? Non ho commenti da fare. Vicepresidente Mantovani, forse. Bene, grazie. Sì, posso? Aspetto. Qui davanti c'era. Posso? Questo. Sì, grazie. Baraggino, Il Fatto Quotidiano. Oh. Ecco, senza allontanarmi troppo dal tema, l'opposizione invoca ancora una commissione indipendente per le nomine. Ecco, al di là di queste interviste che così farebbero pensare che stanno volando gli stracci nella maggioranza, ma se così non è, superare alcune discussioni su alcune nomine, una commissione indipendente, possiamo aspettarcela? Una cosa che si farà? Potrebbe essere un metodo migliore magari di telefonate a Berlusconi che potrebbero indispettire il vicepresidente? Lei è poco informato, la commissione indipendente c'è, si chiama Comitato Consultivo Nomine, fatto di esperti, tra cui anche due dell'opposizione, che esprimono il parere sui curricula che vengono portati. È un parere obbligatorio ma non vincolante, ma io ho detto, incontrando i componenti della commissione, che per me il loro giudizio è vincolante. Se mi dicono che una persona non ha i requisiti, io non la metterò mai in una posizione di responsabilità, pur potendo farlo,
mi voglio attenere al parere di questa commissione che è fatta di esperti indipendenti, lo dice la legge e sono, il loro curriculum lo dimostra, quindi la commissione c'è già, non c'è bisogno di fare. È anche il caso di Abelli, quindi? Poi ci sono le scelte politiche a valle, tra quelli che sono, che hanno i requisiti, tra quelli che hanno i requisiti ed è il comitato tecnico consultivo sulle nomine che mi dice, e tra quelli che hanno presentato i curricula per tutte le società regionali, moltissimi sono stati cassati dal comitato, moltissimi hanno avuto il no, non ha i requisiti, secondo noi, la maggior parte, no? E io e noi, pur potendo dire, vabbè, tu non sei d'accordo ma io lo faccio lo stesso, ci siamo attenuti a questo. Dopodiché, tra quelli che hanno i requisiti, noi decidiamo chi ha i requisiti migliori e chi ha il profilo migliore per... Abbiamo già fatto alcune nomine di società importanti, Infrastrutture Lombarde, Lombardia Informatica, abbiamo integrato il Consiglio di Sorveglianza di Finlombarda, abbiamo ARPA, abbiamo un centinaio di piccole e grandi nomine da fare, fondazioni, piccole società, aziende, partecipazioni, tantissime, e quindi le stiamo definendo, e entro una settimana, 10 giorni al massimo, saranno fatte tutte. Poi ci sono ovviamente le discussioni, io non faccio mai questioni personali, quindi guardo solo il curriculum, e dopodiché l'accordo finora l'abbiamo trovato, lo troveremo, vero? Su tutto, ci mancherebbe. Ancora? Il bis? No, c'è un bonus solo, mi spiace. La domanda la fai nell'altra conferenza stampa, quella dell'opposizione. Vedo che il Fatto Quotidiano rimpiange Formigoni. Questa è già una notizia. Il Fatto Quotidiano, non... Ma naturalmente. Esatto. Allora, c'è stato bisogno di lanciare così questo segnale e dire guardate che io non ci sto ai giochi di potere, perché se no un minuto dopo si va a casa. Ci sarà stato un motivo. Va bene, fa parte della normale dialettica politica, voi siete lì per enfatizzare le cose, ma fa parte della normale dialettica politica, dei rapporti interni alla maggioranza. Nulla di grave, nulla di irreparabile. Avendo avuto un'esperienza di governo a Roma per tanti anni, garantisco, nulla di grave, nulla di irreparabile, anzi, normale dialettica politica. Bene, grazie a tutti. Ah sì, domenica, sapete, non l'ho citato, ma domenica ci sarà questo grande evento. Ho parlato ieri con il Quirinale, tutto confermato, sono molto soddisfatto. Non ci sarà il Presidente Barroso, ma manderà un videomessaggio. Ci sarà in sua rappresentanza il Vicepresidente Tajani. Ho concordato col Presidente Barroso poi di fare una cosa a Bruxelles più avanti. Quindi grazie a tutti.